Allora, rieccomi qui, riprendiamo da una cosa che non avevo fatto vedere, non aveva niente a che vedere con il cibo, però comunque è qualcosa che riguarda la cucina. Allora, la pellicola per alimenti, questa è della Sistema Casa, quindi comprata all'Eurospin. Io 50 metri, io mi trovo benissimo, una ne compro, metto in dispensa e l'altra utilizzo. Quindi questa volta ve la volevo far vedere. Poi, adesso passiamo direttamente quindi alle cose casa e anche cura della persona. Comincio subito dalla crema viso della Sien, comprata moltissimo tempo fa. Siccome comunque io sono veramente una fan con l'utilizzo di queste di prodotti per il viso, comprata perché comunque mi piaceva, però secondo me ho sbagliato in una cosa, comprata d'estate e per l'estate questa crema non va assolutamente, per me non va benissimo, per niente bene. Questo qua è, vediamo se c'è in italiano. Comunque è una crema che tendeva a tirarmi moltissimo la pelle e poi mi dava anche qualche problemino, la sentivo un pochino darmi fastidio, bruciare, quindi una volta può capitare, due volte non, magari non è qualche altro fattore esterno, però vedendo che poi ogni volta mi dava lo stesso fastidio, ho direttamente levato il problema. Allora, ho lavato il contenitore perché voglio utilizzarlo per fare delle cose e quindi anche tenerlo qui dentro. Non so, e comunque vorrei riutilizzare con questo contenitore, che comunque è un contenitore bello capiente, e quindi vediamo che cosa posso magari fare con questo barattolo. Poi l'ho messa tra i terminati. Il campioncino che mi fu inviato dalla Garnier della BB Cream, che io ho apprezzato tantissimo, tant'è vero che se proprio devo passarmi l'ospizio di comprarmi una BB Cream, perché comunque io non uso fondotinta, preferisco assolutamente le BB Cream, ma voglio comprare questa della Garnier perché è veramente buonissima. Si amalgama perfettamente al viso, all'incarnato della pelle, soprattutto di questo tipo. Non è pesante per niente, io che soprattutto soffro quei prodotti pesanti sulla pelle, non li tollero per niente. Questo invece è come se non si sentisse per niente. Ci sono delle varianti, a me erano state inviate tutte e due le varianti, sia quella originale e quelle per pelli miste o grasse, quindi andrò direttamente su questo qua, su questo formato. E mi è piaciuta veramente tantissimo. E quindi ecco qua, ci sono le versioni. Io comprerò queste qua per pelle miste o grasse, che è veramente buonissima. Poi non so quando la comprerò, però la comprerò perché è veramente un prodotto che mi piace tanto. Terminato questo shampoo della Sansi, che io periodicamente faccio scorta di shampoo, e infatti adesso a breve andrò a fare di nuovo scorta, e quindi quello che c'è compro. Ho voluto provare questo qua della Sunsilk, mai provato prima, e ci siamo trovati tutti in famiglia benissimo. Questo qua è per capelli che brillano come te, sì, comunque insomma per pelli grassi, ecco. E quindi ci siamo trovati benissimo, nessun problema al cuoio capelluto, e da ricomprare assolutamente sì. Aumento un pochino perché ecco. Poi terminato questo lisoform per pavimenti, anche questi comprati in grande quantità perché abbinata agli sconti con le applicazioni che utilizzo. Una bottiglia di queste mi è venuta a costare 1 euro, e quindi per 1 litro, e quindi c'è stata la mia convenienza personale. La lisoform poi è un marchio di garanzia, in questo caso, e mi sono trovata benissimo. Questa è la versione cedro e bergamotto. Io ho praticamente tutte le versioni, sia la lavanda anche quello classico, e mi trovo bene con tutti e tre.
Poi, terminato questo svetto antiodore, aceto e limone verde. Terminato, la svelto è comunque la svelto, anche questo ho comprato per la solita motivazione. Uno di questi credo che mi sia venuto a costare circa 1 euro, e quindi no, molto di meno ricordo, perché altrimenti per 1 euro non l'avrei comprato sicuramente. E quindi mi sono trovato sicuramente la svelto è un buon prodotto. E quindi nulla da dire, se lo ricomprerò sempre se collegata a qualche offerta particolare, altrimenti mi trovo benissimo con il mio bidoncino da 3 litri dell'Eurospin, che fa il suo lavoro tranquillamente, anche se la mia speranza è sempre quella, il mio più sogno che speranza di comprare una lavastoviglie, perché comunque vorrei anche ottimizzare sia lo spreco d'acqua, perché comunque una lavastoviglie, ho letto vari articoli, varie cose, insomma, mi sono informata un po', ha un consumo d'acqua nettamente inferiore rispetto a quando si lavano i piatti a mano, e anche come consumo di detersivo è nettamente inferiore. Quindi che non si pensi al consumo della corrente, perché comunque quello è anche molto inferiore. Cioè, consuma poco con una buona lavastoviglie, ecco, a risparmio del consumo energetico. Insomma, questo è il mio desiderio: riuscire a comprare la lavastoviglie. Al momento ci siamo concentrati sul frigorifero, che dovrebbe comunque arrivare fra poche settimane, perché quello della cucina è ormai definitivamente andato, regge veramente. Perché vuole reggere, ma non tiene più fresco, bene fresche le cose, ecco. Quindi questo è il terzo anno di fila che riscontriamo questo problema appena comincia il caldo, e quindi ci siamo rassegnati all'idea di cambiarlo, poco male, perché passa un frigorifero molto più grande. Sicuramente vi farò un video su questo, ecco. Quindi, tornando al video prodotti finiti. Video, sì, video, vabbè, ciao, è quasi luna, quindi ormai sbarello. Allora, candeggina delicata della Dexal, questa che mi piace moltissimo, fa il suo lavoro. Io la utilizzo come pretrattante nel lavaggio dei capi colorati, faccio il prelavaggio praticamente. Lessi questa cosa in un gruppo Facebook, così un pochino di consigli, ecco, in quanto fare il prelavaggio con la candeggina a basse temperature ottimizza il lavaggio, e quindi da quel momento sto utilizzando anch'io questo metodo, perché io comunque non sempre utilizzavo la candeggina, però devo dire che mi dà una certa sicurezza in più di lavati più puliti, ecco. Poi, anche perché se ci sono macchie particolari le tratto di precisione sulla macchia. A me piccolo inconveniente con il cellulare, e quindi riprendo subito. Terminato questo flacone di Dixan da 21 lavaggi, questa è la pulito versione classica, credo, distende le pieghe già durante il lavaggio. Comunque, ah, questo è un nuovo pulito e liscio. Comunque, questo non fa parte della spesa, della mega spesa fatta nel sito Engel, dove ho per 48 euro, nemmeno 50 euro, ecco, ho comprato un'infinità di prodotti, dove ogni singolo pezzo mi è venuto a costare nemmeno 1,50 euro, e quindi questa è una precedente spesa, e mi sono trovata benissimo. Io con la Dixan mi sono trovata sempre bene. Credo che comunque siano un pochino leggermente più diluiti rispetto a quando li utilizzavo anni fa, però lavano comunque bene, quindi anche per questo mi sono gettata a capofitto in quella mega spesa. Terminati due ammorbidenti in questo video di prodotti finiti che prendo. Allora, ecco, terminati questi due ammorbidenti della Lenor, buonissimi, profumatissimi. Questo qua è all'ambra e fiore di gardenia, che ho amato tantissimo. Questo, e questo qua è all'ametista e bouquet fiorito. Anche questo si è sentito tantissimo nei vestiti, nella biancheria.
Quindi da ricomprare sì, ma non si sa quando, perché appunto in quella spesa che ho fatto di detersivi ho messo anche tanti ammorbidenti della Vernelle, quindi non so quando li terminerò. Ecco, e quindi buonissime da ricomprare sicuramente quando ne avrò bisogno. Ecco, poi terminato un altro prodotto da bagno, il bagnoschiuma della Vidal. Questo è Mora e Muschio. Io con i bagnoschiuma di Vidal mi trovo bene con qualunque profumazione. E quindi poi un altro shampoo della Sunsilk. Questo qua è anti-rottura, quindi buono anche questo. Capelli 5 volte più forti dal primo lavaggio. Radice di ginseng e oli. Come ho detto prima, io mi sto trovando bene anche con questi shampoo della Sunsilk, quindi da ricomprare assolutamente. Poi, terminati questi cotton fioc, i bastoncini, questi qua per bambini piccoli, quelli con il sistema sicurezza, con la doppia sicurezza, in quanto magari cercando di spingere non vanno in fondo, che ancora oggi utilizziamo perché ci piacciono, ecco, i ragazzi li utilizzano soprattutto, a volte anch'io, perché ho la tendenza a voler andare più in fondo e quindi fare danni, quindi utilizzo quelle per essere più sicura. Poi terminato questo profumo maschile della Playboy, faceva parte di un cofanetto comprato tantissimo tempo fa, non ricordo nemmeno a chi dei due dei figli, ma comunque l'ha finito Gabriele. Buono come profumo. Poi terminato anche questo sgrassatore della Dexal, profumo a limone, buonissimo, anche se la mia preferenza va a quello alla Marsiglia, però mi trovo bene anche con questo e quello alla lavanda. Da ricomprare, io li compro solitamente anche quando sono in offerta con il pacco triplo, quindi per questo comunque mi trovo tutte le versioni. Poi terminato anche da cercare, perché mi è durato veramente tantissimo, ho regalato questo pulitore universale sia per vetri, specchi, formica, ceramica, metallo e superfici smaltate. Veramente un pulitore universale, si spruzza, fa quella schiumetta, molto profumo, un odore veramente anche pungente per chi non lo apprezza, non è abituato, però pulisce veramente benissimo. Io l'ho utilizzato negli specchi e nell'ambarario che ho in vetro cristallo. E quindi pulisce veramente benissimo e lascia i vetri lucidissimi, brillanti. È un peccato da cercare e se lo trovo da ricomprare. Poi terminato questo martoriato tubetto di maschera nutrizione intensa per capelli secchi e spenti della Bioponte, trovato in un settimanale o mensile, adesso non ricordo, no, settimanale, credo che fosse Star Bene e Tu Style insieme. Comunque buonissima questa maschera e lascia i capelli veramente morbidissimi. Poi terminato questa rotoli di carta igienica, perché anche questi si consumano in una famiglia. Questi qua della Foxy Bouquet, versione bouquet, colora il tuo mondo. Ecco, beh, la versione quella colorata, quella che ho preso, questa rosa e quella blu. Questa rosa, vediamo se c'è la profumazione. Non mi sembra. Non mi sembra di leggerla, comunque, per scegliere quella che è più si adatta a te. No, comunque, sì, hanno studiato questa forma di marketing colorata, sia per la profumazione anche che si intona meglio all'arredamento del tuo bagno. Ecco, quindi se ha un arredamento, sul rosa, si andrà sulla carta igienica rosa. Insomma, comunque, via, questo è. Profumazione che sì e no, cioè non è anche se è una delle caratteristiche principali, comunque svanisce in fretta.
dura pochissimo. Io faccio una comparazione con quella che compro io all'Eurospin, i quattro rotoli, quelli belli compressi, ma anche se questi danno l'idea di essere compressi, comunque durano molto di meno di quelle dell'Eurospin. Quindi, presa perché c'era quel discorso del risparmio, con l'applicazione, anzi, quella volta io addirittura sbagliai. Non mi ricordo perché fosse c'era uno sconto che risultò nello scontrino, comunque non mi ricordo, ma di questa credo di non aver percepito alla fine nemmeno un rientro, quindi è stata una spesa fatta e basta, anche se comunque era in offerta al supermercato, ma non usandola, comunque il prezzo non, rispetto a quello appunto che compra l'Eurospin, non è bassa per niente la spesa. E con questo ho terminato i prodotti che ho terminato il video dei prodotti finiti di questo mese. Un video lunghissimo che spezzerò sicuramente in due parti, così da non essere molto 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 pesante. Adesso è quasi l'una, vado a preparare il pranzo. Pranzo con i tenerumi oggi per me e Gabri sicuramente, e poi vedremo gli altri due uomini di casa appena arriveranno se desiderano la stessa cosa o ho già in mente qualcos'altro per loro, perché sicuramente mio marito non ama la pasta con i tenerumi, e l'altro figlio a volte fa i capricci, vuole sempre qualcosina più pesantuccia, ecco. E quindi vediamo adesso io e Gabriele, sicuramente adesso ci andremo a mangiare la pasta con i tenerumi. Allora, io vi auguro buon pranzo se state vedendo questo video di mattina e quindi in prossimità del pranzo, o buona cena o buon pomeriggio, insomma vi auguro una buona giornata. Noi ci vediamo sicuramente con altri video, ve lo dico sempre a fine video. In questo video invece vi ricordo magari di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video in uscita, così vi arriva la notifica quando YouTube decide di funzionare. Un bacione grande, un abbraccio forte a tutti quelli che mi seguite, che mi lasciate sempre un commento carino, un like e anche solo per aver visto il video perché mi seguite. Comunque, un bacione, ciao!